Ciao ragazzi, benvenuti. Io sono Marcus e questo è il quarto, no, il quinto video di Let's Play di Ori and the Blind Forest. Ci troviamo nella Grotta Lunare e siamo finalmente pronti a continuare la nostra avventura alla ricerca di un oggetto rubato da una strana creatura che penso sia oscura. Opla. No. Ok, era lì. C'eravamo quasi. No, ok, qui ci vuole un pochino più di... Perfetto. Oppla là. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato un frammento di mappa di pietra. Ok, non è finita qui. Oppla. Olè. Siamo arrivati anche nella sua tana. Oh cavolo. Ok, perfetto, non devo buttarmici contro. Dato che per battere sono piuttosto semplice, basta evitare di chiudersi in angolo. Opla, eliminato. E abbiamo anche aperto la porta col secondo frammento. Abbiamo anche quasi sbloccato un altro punto di abilità. Qui non si passa, ora dobbiamo semplicemente tornare indietro. Però lui che fine ha fatto? La porta, se non sbaglio, era di qui. Sì, era da qui. Qua. Abbiamo anche risalvato. Oh mamma. Ah, guarda, ho anche un punto abilità. Perfetto. Me ne serve un altro per poter respirare sott'acqua. Ok, aspettiamo, dai. C'è, opla. Ok. Grazie, sto giocando, una grafica stupenda, guardate che riflessi nell'acqua. Voilà. Faccio ad arrivare lì? Faccio a tornare indietro. Oh, aspettate, forse ho sbloccato qualche altra abilità. Un albero ancestrale, l'Eru riposa qui. È svelta, agile e sfrecciata nell'aria. Perfetto, questo qua sarà qualche potere interessante.
Parto il doppio salto. Premi A per effettuare un balzo in aria, premi lo di nuovo per saltare ancora più in alto. Ah, finalmente. Oh. Hola, adesso quante cose che possiamo fare con doppio salto. Però dobbiamo andare a cercare quel coso. Chissà che fine ha fatto. Ah, sei qui. E dove va? Ah, ecco, perfetto, così lo superiamo a questo punto. Là. Ok, ce ne manca un punto ancora. Oh. A questo punto sono curioso di vedere se c'è qualche segreto. Bello il doppio salto. Ok, così ci curiamo del tutto. Salviamo la partita per sicurezza. No, non lo perdiamo. Ok. Perfetto, abbiamo 5 cellule energetiche. Ottimo, ottimo. Ah, bene, perfetto, ci troviamo qui. Abbiamo praticamente preso tutto qui, sì. Ah, ora dobbiamo uscircene da... Giustamente ce ne dobbiamo uscire da qua. Soltanto curioso di vedere se... Ecco qua, potremmo inserire il frammento di mappa di pietra. Che ci sblocca, wow, un'area gigantesca qui sotto. Come potete vedere la mappa di gioco è abnorme. È stata costruita tutta per essere un unico enorme livello di gioco. Sono veramente impressionato. Fenomenale questo gioco. Allora, da qui... Hopla. Mi stai suggerendo che devo fare qualcosa come questo? Perfetto. E poi diciamo da qui posso... Ok, no, non posso fare niente. Non posso salire. Salviamo. Voglio riprovarci però. Qui ci troviamo dall'altro lato, sì. Dobbiamo quindi scendere giù. E vedere che cosa troviamo qua. Eccola qui un'altra cellula vitale. Non ci è sfuggita. Scendiamo qui. Là. No. Meglio provare a schivarla. Oh, c'è qualcuno qui? No. C'è qualcuno lì.
Stai ancora scappando? Ma dai, vieni qui, non ti facciamo niente. Come no? Aia. Sono quelli? Vabbè, non sembrano esserci nemici per ora. Tu mi servi probabilmente a qualcosa, tipo questo. No, c'eravamo quasi. Oh cavolo, aspetta, ho dimenticato di salvare. Che okay, sempre salvare in questo gioco, sempre, assolutamente. Oh, tra l'altro ho anche sbagliato. Perché qui ho dimenticato di prendere il collegamento. Oh, sappiamo anche il collegamento. No, sappiamo anche il collegamento dell'anima. Allora qui. Qui non siamo proprio andati. Noi stavamo qui. Perfetto, continuiamo da questa parte. Continuiamo da questa parte. Opla. Stavolta salviamo però. Aio. Ok. Abbiamo fatto bene a salvare. Ma sto giocando proprio male. Mamma mia. Allora dai, concentriamoci. Ah, diamine. Devo aspettare proprio quando è sulla punta. Alla fine. Perfetto, poi ora sfruttare dall'altro lato per fare questo. Va bene, lo faccio anch'io. Però aspetta, se io lo sto seguendo, vuol dire che sto andando avanti. Quindi questo me lo sto perdendo. Posso riscendere da qua? Sì che posso riscendere. Li ho salvati, proviamo. Proviamo a vedere che c'è da queste parti. Oh cavolo!
Vediamo. No. Posso comunque ritornare lì. Allora, voglio capire come funziona qui. Ok. Ah, ecco, ci sono delle spine lì. Qua è necessario il doppio salto. Oppla. C'è l'abilità. E da qui acquisiamo anche l'abilità per poter saltare, per poter nuotare. Oh cavolo. Non è abbastanza carica. Cosa mi dovrebbe servire questo? Forse lo devo buttare giù. Perfetto, sì. Vedere però se... altro segreto qui? No. Ah, però c'è questo. Bisogno di cristalli. Dove li posso trovare? Qui mi pare che c'era. A volte anche i nemici li lasciano. Non è questo il caso. Vediamo se qui c'è qualcosa. Cristalli, cristalli. No. Ritorniamo di qui. Proviamo ad andare avanti lo stesso. Oh cavolo. No. Facciamoli scendere. Lì abbiamo visto che non si passa. Questa la dobbiamo riprendere. No, non posso andare avanti. Perché devo aprire da lì per forza. Non ci posso andare se non ho 5 carica. Dobbiamo trovarle un attimo, ragazzi. In realtà qui ci dovrebbero essere, quindi se faccio il giro di nuovo... Abbiamo 4. Ok, no, lo lasciamo perdere, dai, andiamo avanti.
Anche perché qua comunque ci tornerò dopo. Torniamo dopo. Adesso dobbiamo andare lì su. Ah! Perfetto. Allora, a questo punto possiamo tranquillamente andare a prendere, ecco, questa che ce ne dà due. Ok, adesso possiamo tornare lì e fare quel punto. Tieni premuto e riprendi, ok. Anche perché poi dobbiamo rifare tutto l'ambardan, cioè dobbiamo ripetere tutto quanto il procedimento lì per acquisire il... Ah cavolo, questo non c'è ancora. Chissà se me lo accetta. Oh, eccolo qui. Dai, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Questo qui quindi lo dobbiamo portare giù. Opla. E dovremo poi spingere lì. Perfetto, è aperta. Adesso andiamo a prenderci anche un altro globo di esperienza. No! Ok. Ci siamo, non rischiamo. Dopo questa faticata. Qua salviamo per sicurezza. Perché sennò... Ok, ora dobbiamo tornare dall'altro lato. Dobbiamo tornare indietro e spingere qui laggiù. Sono molto curioso di sapere cosa c'è alla fine. Speriamo qualcosa di buono. Ah, se me lo posso rompere. Ah, c'è un altro globo di esperienza. C'è anche una valvola. Allora. Incominciamo. Oh, questo non lo posso portare qui. Allora, incominciamo a sbloccare. Ah, non lo possiamo sbloccare perché mi manca il globo. Allora. Oh cavolo! Ok. Perfetto. Oh, ok, perfetto. Li ho proprio spenti. Me l'ho spento questo. Così questo lo posso portare giù. Probabilmente mi servirà. Perfetto. Che serve? Ah no. Ma che ha fatto? Ok. E ora qui lo... pure spingere, tanto penso che ce la faccio da solo con il doppio salto. Ho trovato una cellula energetica, quindi ora ne abbiamo 6. Allo stesso tempo abbiamo trovato pure un bel globo del contenitore di luce dello spirito gigante. Perfetto, ora quindi abbiamo 3 abilità. Ottimo, 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 ottimo. Salviamo un attimo qui. Possiamo anche nuotare e possiamo anche sbloccare un altro punto, un'altra carica. Già ti dare colti doppia vitalità. Vediamo la fiamma caricata ardente. Ottimo. Ne è valsa veramente la pena. Ora dobbiamo soltanto tornare indietro. E ritornare nel punto dove eravamo prima. Fammi
Ah, un attimo, io qui posso anche. Ho imparato anche a nuotare. Vediamo, mi posso anche buttare in acqua? Ah, sì, però subisco danno. Ok. Quindi, ok, in quest'acqua mi posso buttare, però subisco danno. Stavolta, anche qui, a posto, siamo ripresi un po', qua risalviamo. Aiuto! Allora, per non sbagliare. Dobbiamo saltare e poi risaltare. Quindi qua probabilmente devo saltare. Ok. Qua risalviamo dove c'è questa. Qui abbiamo già. Ah, la potevo anche aprire in realtà. Puff. Tutto questo tempo. Adesso andiamo avanti, vediamo se troviamo qualcosa. Sono curioso. C'era qualche porta dove. Qualche parte dove qui si notava? Sì, qui ma non c'era assolutamente niente, quindi non è un problema. Ah, cavolo, tu c'eri proprio con noi comunque. Oh no, si è fatto male. Dai, diamogli una mano. Era un richiamo? Oh. Guardate che abbiamo trovato. Un po' di esperienza. Qui no, niente. Andiamo a vedere com'è stata, eh. No, dai, quanto è dolce sto coso. Ci ha dato la vena d'acqua. Questa antica gemma ti permetterà di entrare nell'albero Jinzo. Ah, in realtà quindi forse. Quindi devo entrare. Ok.
lì dentro. Ok, noi ora ci troviamo qui praticamente in profondità. Abbiamo fatto tutto quanto praticamente di questo punto. Dobbiamo vedere se possiamo fare qui, prendere questa roba qui e poi ritornare ad esplorare. Qua si gira qualcosa? No. Vediamo, qui c'era qualcosa. Ah, qui dentro. Sì, ora siamo a posto qua. Vediamo di risalire. Qui c'è qualcosa? No. Qui però non siamo proprio stati. Vediamo una. Ok, no. Ah, però aspetta. Ok, potevamo anche morirci qui. No. Ok. Ah, da lì si andava. Allora. No, dobbiamo. Ok, ho capito cosa dobbiamo fare. Fatto una stupidaggine. Qua diventa un po' difficile. È una cosa molto stupida quella che sto facendo. Tanto vale salvare qua. Diamine. Ok, ora ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo anche. Abbiamo anche salvato. No, devo per forza passare di qui. Ma io posso anche saltare da qua. Che poi probabilmente è quello che avrei dovuto fare sin dall'inizio. Allora, qui che ci vuole? Il triplo salto? Perché io qui non vedo proprio come fare io ad arrivarci. No! Sono quelle morti stupide che non dovrebbero proprio verificarsi. No! Tutto questo per un po' di expo. No, e si è anche rifatto tra l'altro il ragno. Va bene, lì ci si deve tornare col triplo salto. Quindi qua. Immagino. Immagino che serve il triplo salto.
Noi dove siamo andati? Allora, qui non siamo ancora andati. Quindi la prossima volta cerchiamo di esplorare qui, di ritornare proprio all'inizio e di arrivare fino a rianimare l'albero Ginzo, ragazzi. Penso che abbia fatto anche un video molto più lungo del solito, non me ne sono proprio accorto. E niente, ci fermiamo qui per con questo episodio, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace se vi va, commentate e iscrivetevi al canale, tanto non costa niente, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!